Dipende da noi, il nostro destino è nelle nostre mani, questo è già una cosa, un aspetto importante, nel senso che dobbiamo essere bravi noi. Sappiamo che adesso ci aspetta una partita molto difficile, questo è fuori di dubbio perché il Venezia si è inguaiato e sarà una battaglia, io so già cosa che ci aspetterà lì su quello stadio. Si giocano le ultime chance, secondo me, per salvarsi. Perciò sarà uno scontro diretto, diretto nel senso che noi abbiamo un obiettivo, loro hanno l'altro obiettivo della salvezza. E noi abbiamo messo non una firma, due firme, arrivare a questo momento di campionato e in questa situazione. Io credo che, insomma, di strada ne abbiamo fatta, adesso però siamo lì e bisogna tagliare il traguardo, nel senso che l'obiettivo va raggiunto. A me non piace mai parlare prima del tempo perché so com'è il calcio. Perciò dobbiamo lottare e sappiamo che sabato per me è una partita molto importante. È la partita che noi dobbiamo, sappiamo le difficoltà, sappiamo gli obiettivi di tutte e due le squadre, perché è normale che sì, perciò l'approccio deve essere giusto. Cioè, non puoi andare in campo molle, perché se andiamo molli, loro hanno la forza della disperazione. Perciò sarà una partita veramente tosta. Voglio vedere il carattere, la determinazione, voglio vedere squadra. L'abbiamo dimostrato nell'arco del campionato che noi quando siamo squadra possiamo giocarcela con qualsiasi squadra, quando giochiamo da squadra, quando invece vogliamo risolvere i problemi da soli non siamo in grado di fare questo. Noi siamo in grado che quando che giochiamo da squadra, siamo la squadra che può dare fastidio, questo è sicuro. Bettella oggi ha fatto lavoro a parte perché ha avuto questo risentimento l'altro ieri. Sei differenziato, non ha fatto con la squadra. Vediamo domani, lo proviamo domani e vediamo se sono delle risposte positive o no. Ci sono stati anche gli avversari, però bisogna analizzare bene la partita, nel senso che in prima mezz'ora secondo me abbiamo fatto bene. Poi ci siamo abbassati, questo è vero, anche per la forza dell'avversario, ci siamo abbassati, poi l'ultimo quarto d'ora secondo me l'abbiamo fatto ancora bene. Io rispetto le idee di tutti, del Presidente, le vostre idee, io rispetto tutti. Non c'ho. Però è chiaro che io faccio l'allenatore, faccio quello che credo sia giusto per la squadra, cerco di fare tatticamente quello che è giusto fare in quei momenti. Poi nessuno è infallibile, nessuno è un fenomeno, io non mi sento fenomeno per niente. Faccio il mio lavoro con grande umiltà, con grande determinazione, cercando di mettere il massimo dell'impegno, come ho sempre fatto. E io sono di una cosa sono certo, io la coscienza ce l'ho più che a posto perché sto dando tutto per la causa e lo farò fino all'ultimo secondo, fino a che avrò uno spiraglio per lottare, per arrivare a un traguardo che in questo momento sembra difficile, ma noi dobbiamo crederci.